Italiani mammoni, uno stereotipo diffuso. Il termine mammismo nasce ufficialmente nel 1952. In una raccolta di scritti, Il nostro tempo e la speranza, saggi di vita contemporanea, lo scrittore Corrado Alvaro presenta un breve saggio intitolato appunto Il mammismo, nel quale racconta e descrive i comportamenti di numerosi ragazzini in una soleggiata domenica romana. Abbiamo trovato il libro a Venezia, nella biblioteca dell'area umanistica dell'Università Ca' Foscari. Scrive Alvaro, non c'è paese che abbia tanto esaltata la madre da secoli e non ce n'è uno che abbia fatto tanto spreco dei suoi figli. E continua, al contrario di quanto avviene nelle società moderne, questi ragazzi sono ognuno per la madre il protagonista, il personaggio unico che ha diritto a tutto. Il termine mammismo nasce qui, codificato per la prima volta all'inizio degli anni 50. Un'emozione e un privilegio potersi immergere in questo pezzo di storia. Una copertina consumata, le pagine ingiallite, è un tema sempre di attualità nonostante lo scorrere del tempo.